È iniziata la Gamescom e torna ovviamente il nostro telegiornale, solo che vi sarete accorti che c'è un po' di differenza, insomma non sono qui con Fabio ma con... Lisa. Infatti non sarà facile essere all'altezza di Fabio, ma cercherò di fare del mio meglio. Tu magari evita di essere così aggressivo come al solito, va bene? Dai, ok, cerco di essere un po' più carino rispetto, rispetto al solito. Comunque, con cosa cominciamo? Direi con il nostro caro Umbertino, che per rompere il ghiaccio ci racconta un po' com'è stata questa prima giornata alla Gamescom. Vediamo il servizio. Siamo all'interno del padiglione dedicato agli addetti ai lavori della Gamescom 2013. Martedì mattina potete sentire alcuni rumori perché c'è ancora tantissima confusione, stanno ancora montando gli ultimi stand. In realtà la giornata di oggi non si terrà, gli eventi principali non si terranno qui all'interno della Gamescom ma fuori, perché ci saranno le tre conferenze importanti, ovvero quella di Microsoft, quella di Sony e poi quella di Electronic Arts. Verranno fatti degli annunci, verranno mostrati alcuni giochi che poi in alcuni casi andremo anche a provare nei prossimi giorni. Da domani la Gamescom sarà protagonista assoluta, ci sarà una giornata dedicata alla stampa e ai detti ai lavori e poi da giovedì aperta al pubblico e a tutti. Noi da qui al weekend pubblicheremo articoli, video, interviste e così via, quindi assolutamente seguiteci da qui in poi Gamescom 2013. Ma oggi ovviamente è stato il giorno delle conferenze, per moltissimi è il momento più atteso praticamente di tutta la Gamescom, un po' come era successo alle 3. Sì, anche se alle 3 comunque c'erano state molte più conferenze. Qui a Colonia abbiamo potuto vedere solo Microsoft, Electronic Arts e Sony. Sì, effettivamente hai ragione e direi proprio di iniziare con la prima che hai citato, con Microsoft, visto che il nostro Antonio ovviamente era lì sul posto in prima fila e ci ha confezionato questo bel servizio di riepilogo di tutti gli annunci che sono stati fatti in quell'occasione. Ed è iniziata la Gamescom con l'evento Microsoft, in cui è stato fatto un annuncio molto importante, soprattutto per il lancio europeo. Ogni Xbox One preordinata fino al lancio, appunto, anche se la data non è stata annunciata, conterrà una copia da scaricare di FIFA 14 ed è stata anche annunciata in esclusiva la modalità Legends, ovvero che contiene tutte le stelle del calcio, da Ruud Gullit a Maradona, che sarà possibile utilizzare anche con i nuovi campioni. Soprattutto poi in questo evento è stato possibile provare tanti dei giochi che comporranno la line-up iniziale, fra cui Rise e Forza Motorsport 5, build molto avanzate che abbiamo potuto provare estensivamente, con cui vi allieteremo, speriamo le ore, nei prossimi giorni con video provati. Abbiamo avuto un po' di problemi con questa conferenza, eh? Mamma mia, davvero un'esperienza dimenticabile. Però per fortuna con Electronic Arts ci siamo un po' ripresi. Assolutamente, e meno male. Ma chi avevamo là sul posto? C'era ovviamente Umberto, infatti questo è il suo secondo servizio della giornata, dove praticamente ci racconta tutto quello che il publisher americano ha annunciato sul palco. Si è conclusa da pochissimi minuti la conferenza pre-Gamescom di Electronic Arts. Tre titoli vi segnaliamo. Il primo è The Sims 4, ha annunciato una novità assoluta proprio qui in Germania, dove il mercato PC ha la propria roccaforte europea. Il titolo sembra inserirsi sui binari della serie, quelli standard, però alcune interessanti novità. Lo proveremo e soprattutto ne parleremo in maniera più approfondita nei prossimi giorni. Gli altri due titoli che ci hanno impressionato ancora una volta sono stati Titanfall e Battlefield 4. Il primo più frenetico, il secondo un pochino più spettacolare in termini di interazione ambientale. Sembrano due sparatutto assolutamente solidi che nelle prossime stagioni ci faranno giocare tantissimo. Per il momento dalla conferenza di Electronic Arts è tutto, a voi la linea. E concludiamo in bellezza con la conferenza di Sony, probabilmente la più attesa della giornata. Il nostro Tanzen era lì sul posto, se l'è vista tutta dall'inizio alla fine per non farsi sfuggire nulla ed è rimasto seduto per tutte e due le ore. E non deve essere stato facile. In realtà non è stato facile neanche per noi che l'abbiamo seguita in diretta. Ma vediamo subito il servizio. Ciao Lisa, ciao Pierpaolo. La conferenza Sony è appena terminata e c'è tantissima carne al fuoco, soprattutto se la vediamo come continuazione di quella che c'è stata lo scorso giugno durante l'E3 di Los Angeles. Innanzitutto PlayStation 4, data d'uscita, arriverà nel nostro mercato in Europa e in Italia il 29 novembre. Una data forse un po' più avanti rispetto a quello che ci aspettavamo, però forse è legata al fatto che ci sono stati ad oggi ben 1 milione di pre-order, quindi tante console che devono essere date agli utenti finali al lancio della console stessa. Detto questo, Sony ha accantonato un po' i titoli terze parti annunciati in passato e si è concentrata un po' sugli sviluppatori indipendenti e su qualche annuncio nuovo. Quello che colpisce la parte del produttore giapponese è questa estrema aggressività in termini di comunicazione. Sony sembra avere le idee chiare e sembra aver fatto man bassa di tutti i titoli indipendenti già usciti su PC e che usciranno anche in futuro. Sto parlando di ben 14 titoli in esclusiva temporale o meno per PlayStation 4, come Hotline Miami 2 oppure il nuovo titolo dei Chinese Room, quelli di Dear Esther, chiamato Everybody Gone to the Rapture.
Detto questo, quello che ci colpisce forse tanto dei titoli annunciati è stato questo Rime, questo misto tra Ico e Journey e Shadow of the Beast, che ritorna sotto forma di remake. Note finali per PlayStation Vita, ribasso di prezzo di 50 euro, discreto ma non eccezionale, qualche titolo peculiare come Tearaway o come il nuovo titolo degli italiani Ovo Sonico. Staremo a vedere se queste cose basteranno per fare questo cambio di trazione, cambio di vendite per la console Sony, lo sapremo soltanto nei prossimi mesi. E domani? Domani si comincia con la fiera vera e propria, insomma ti sarei accorta che qui ci stanno costruendo tutto intorno con questo baccano, quindi domani si inizia con la marea di appuntamenti, Call of Duty, Destiny. E poi Battlefield 4, The Witcher 3 e tutte le varie esclusive per Sony e Microsoft. Assolutamente, qui praticamente abbiamo finito, però è solo l'inizio. Eh sì, noi ci vediamo domani con una nuova puntata del TG.